Radio Luis. Radio Luis. Click and play. 10.07 di venerdì 21 ottobre 2016 in diretta dagli studi di Viale Romania in Roma, Radio Luis, www.radioluis.it per ascoltarci. Sono Andrea Corallo in diretta già in questa ora della prima mattina proprio, perché per me, parliamoci chiaramente, insomma, svegliarsi in modo tale da essere in radio alle 10 già è al limite della follia. Sono però con un ospite speciale, una vecchia conoscenza di Radio Luis e soprattutto una lavoratrice instantanea che ci parlerà di una bella società, ce ne parlerà insieme. Ovviamente presento Giulia Campolonghi. Ciao, come stai Giulia? Ciao, buongiorno Andrea, come stai? Tutto a posto. Che ridi, già inizi col sorriso e già questa è una cosa bellissima, mi fa piacere. Come un po' da ridere effettivamente. Effettivamente. No, intanto desidero ringraziarti per il vecchia. Bello, no? È sempre bello partire così, comunque. Partire sentendo che comunque c'è della simpatia, no? Nell'aria. Cioè, certo, ma infatti ti ringrazio e poi sì, mi viene un po' da ridere perché sono un po' emozionata, sinceramente. Vabbè, ma è normale. Da dove ci chiami? Nel senso, che cosa vuoi sapere la città? Assolutamente. Assolutamente, allora, assolutamente. Al momento ti sto chiamando da Barcellona. Ah, perfetto. E perché? Perché parliamo di Amaris. Voglio che però sia tu a parlarne, perché insomma è importante, sì, ovviamente, certo. Chi è dentro questo tipo di società ne parli con noi, anche per dare una possibilità comunque ai ragazzi qui della Luis, che sono anche in filo diffusione, ovviamente, di sentire di che cosa si tratta, no? Cos'è Amaris? Certo, assolutamente. Allora, guarda, Amaris è un gruppo multinazionale di consulenza tecnica e io sto lavorando qui da maggio. E ecco, giusto per darti, per dare a te e anche a chi ci sta ascoltando un'idea di che cos'è Amaris, appunto, ti posso dire che, come ti dicevo, è un gruppo multinazionale internazionale di consulenza specializzato in diversi settori: telecomunicazione, informatica, business and management, ingegneria, biotecnologie, farmaceutica, quindi diversi settori. E guarda, Amaris è nata nel 2007 a Ginevra e lo stesso anno sono stati aperti due uffici anche a Lione e a Londra. E giusto per darti qualche numero, sì, qualche dato, che, esatto, sì, guarda, come ti dicevo, siamo nati nel 2007, ma ad oggi abbiamo già più di 90 uffici in più di 45 paesi in tutto il mondo, quindi siamo alquanto internazionali. Beh, direi di sì, insomma. Esatto, e siamo più di 2600 dipendenti e all'interno di Amaris lavorano, così, una piccola curiosità, 75 nazionalità diverse. Vabbè, però insomma, una multinazionale vera e propria, proprio una cooperativa. Sì, esatto, è una realtà internazionale e anche innovativa sia dal punto di vista del management, perché siamo tutti molto giovani, sia come staff che come consulenti. L'età media è 31 anni e si basa su una grande fiducia nei confronti di noi giovani, ecco, è per questo che ci tenevo a parlarne con Radio Luis e con gli studenti della Luis, dove io ho studiato, come tu ben sai. Assolutamente. E uno dei motti che piace tanto al nostro CEO è trust a priori, quindi si fidano molto dei giovani e vogliono che i giovani lavorino in Amaris. È per questo e che ti sei offesa, perché ho detto vecchia conoscenza. Esatto, spieghiamo, perché sono sei mesi che mi dicono quanto sei bella e giovane. E invece arrivo io e ti dico quanto sei brutta e vecchia, invece è una brutta storia. Esatto. E guarda, giusto per dire, ci tenevo a dire un'altra cosa, che anche dal punto di vista dell'organizzazione è una compagnia molto innovativa per via della sua presenza geografica. Come ti dicevo prima, abbiamo moltissimi uffici in tutto il mondo e questo ci permette ovviamente di essere vicini ai clienti, che sono ovviamente in tutto il mondo. Beh, certo, sicuramente siete molto più vicini ai clienti in questa maniera. Ci puoi spiegare un attimo cos'è il tuo lavoro proprio in maniera un po' più pratica e soprattutto, certo. da dove chiami e dove lavori, penso di averlo capito. Invece ripetici un po', no? Come è successo tutto, insomma, una cosa che mi interessa. Certo, che fondamentalmente che cosa sto facendo qua? Questa è fondamentale, questa, certo. La domanda. Sì, sì. Allora, guarda, io a maggio ho iniziato uno stage
di 6 mesi qui a Barcellona come recruiter, quindi all'interno del dipartimento di recruitment. E fondamentalmente quello che faccio è all'interno del Team Italia, perché io in particolar modo lavoro con il Team Italia, oltretutto siamo 8 e 6 veniamo dalla LUIS. Ah, ecco, insomma, diciamo che c'è una grande connessione e con c'è la una grande LUIS, selezione senz'altro. Quindi qui all'interno della LUIS. Esatto, cioè fondamentalmente come se fossi ancora a casa lì a Roma. È ancora Luis, quindi Amaris, mi piace questo. Esatto, e niente, è un dipartimento molto importante quello di recruitment, tant'è che è separato da quello delle risorse umane, cosa particolare perché solitamente sono la stessa cosa. E fondamentalmente che cosa facciamo? Noi siamo in costante contatto con i manager in Italia, i quali ci chiamano ogni volta che uno dei nostri clienti ha bisogno di una nuova figura, di un nuovo consulente, e quello che facciamo noi è cercare di trovare questi consulenti, detto molto semplicemente. Beh, però, e questo è giusto perché vanno spiegate in soldoni le cose. Mio padre è una vita che fa il consulente, io fino a 10 anni ero convinto facesse il commerciante, una cosa totalmente differente perché mi iniziava sempre con co e a me sembrava lo stesso. Poi il fatto che io sia stato un bambino un po' stupido è un altro problema, però bisogna spiegare invece che cosa fa essenzialmente un ragazzo che arriva a lavorare in Amaris e che cosa vuol dire consulenza, no? Per una società come questa. Ci sono ultime novità ad Amaris delle quali ci vuoi parlare? Allora sì, sicuramente, prima però ci tenevo a dire una cosa. Sì. Come ti dicevo, io sto facendo uno stage di 6 mesi che quindi in teoria a metà novembre termina, e però ci tenevo anche a parlare con te, fare questa intervista, perché in realtà ho fatto attraverso un processo di selezione interno mi è stata data la possibilità di continuare a lavorare qui in Amaris. Ah, beh, insomma, una cosa importante. Complimenti, e dai. Facciamo. Ti ringrazio. E spostandomi di ufficio per andare a fare qualcosa che mi piace molto di più e che mi interessava già dall'inizio, che è stata infatti questa cosa che mi ha fatto interessare ad Amaris principalmente. Uh-huh. E tant'è che mi occuperò della relazione con le scuole nel senso le università principalmente. Ah. E quindi sì, diventerò da recruitment officer a school relations officer, che tu dici vabbè che vuol dire. Come ti dicevo, mi occuperò della relazione tra Amaris e le università d'Italia, tant'è che sto organizzando diverse cose anche lì alla LUIS proprio. Ah, però. E poi insomma anche della Romania e altri paesi. Beh, quindi insomma, ci tenevo a dire insomma che nel momento in cui ti fai vedere volenteroso e un minimo sveglio. Quindi ti stai facendo i complimenti da sola, insomma, volenterosa. Beh, sveglia. Allora. No, ma va bene, ma continuiamo così. Sveglia, smart. Sì, in 6 minuti di intervista praticamente mi hai detto quanto ti senti bella e giovane, quanto sei smart e sveglia. Insomma, bisogna anche tornare un po' coi piedi per terra. Amaris allora crea dei mostri sotto questo punto di vista, dal punto di vista dell'autostima, bellissimo. Allora, senz'altro no, non crea dei mostri, però sai, nel momento in cui ti voglio dire. Ti voglio raccontare come mi piace stare qua e le possibilità che sto avendo. Certo. Inevitabilmente devo dire che in Amaris ha possibilità chi è sveglio, non chi non è capace, e quindi te lo devo assolutamente dire. assolutamente sono totalmente d'accordo con te. Per parlare poi insomma delle news dedichiamo proprio un blocco a parte, ti va? Ci andiamo ad ascoltare, certo, un minuto e mezzo di una canzone anche un po' spagnoleggiante. Torniamo tra poco in diretta sempre su Radio LUIS, sempre parlando di Amaris, mi raccomando, non mancate, torniamo tra poco sempre ovviamente con Andrea Corallo, www.radioluis.it, per ascoltarci anche dalla nostra comoda app. A tra poco, un bacio, ciao. Suonò la campana y el fin de semana se deja ver. La, 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 la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Time.
www.radioluis.it per ascoltarci. Sono sempre Andrea Corallo in diretta con Giulia Campolonghi di Amaris. Ciao, stavamo ancora, sei ancora con noi in diretta? Ci sei, sì, oppure sì, hai attaccato? Stavo ballando. Ah, ok, no, pensavo fossimo troppo poco giovani e belli per gli standard. No, assolutamente. Stavo canticchiando e ballando questa canzone perché, come puoi immaginare, che a Barcellona si sente spesso. Certo, immagino, ritmo spagnoleggiante, sicuramente si sente anche Alvaro Soler, no? Insomma, gente di questo tipo, giusto? Invece io sono andato un po' più sul retro, vedi, Ricky Martin, insomma, queste sono passioni nostre che non interessano a nessuno, interessano invece, come abbiamo già detto prima, le novità nel mondo Amaris. Che cosa sta succedendo? Allora, guarda, innanzitutto, come ti dicevo prima, in pochi anni siamo cresciuti esponenzialmente e proprio in queste settimane sono stati aperti nuovi uffici in Giappone, in Australia, in Marocco, sempre per il discorso che Amaris si avvicina ai suoi clienti. E giusto per darti un'idea, sì, abbiamo aperto questi uffici, ma in generale siamo praticamente in quasi tutti i paesi in Europa, siamo negli Stati Uniti, in Canada, in Asia e, come ti dicevo, adesso anche in Giappone e in Australia. Insomma, quindi di novità ce ne sono parecchie, anche sì. Sempre più internazionali, quindi. Sì, sempre più internazionali, assolutamente. Poi una cosa che, ecco, ci tenevo a dire è che il gruppo sta lanciando Amaris Inspire, che è fondamentalmente un incubatore di startup. Ah. E penso che per gli studenti della LUIS sia molto interessante, visto che mi ricordo che si sentiva sempre parlare di incubatori di idee, certo, startup, eccetera, all'interno dell'università. Quindi comunque un grande impegno da parte di Amaris nei confronti dei giovani e dell'innovazione, assolutamente. Assolutamente. Beh, questa è una cosa importante, perché tra l'altro noi qui abbiamo LUIS & Labs, è giusto anche un po' diversificare, no? Magari rispetto solo a LUIS & Labs, magari uno porta la sua idea che non funziona da una parte, funziona dall'altra, però è giusto, no? Io lo so bene perché di idee ne ho poche, quelle poche magari, insomma. Pensavo avessi presentato qualcosa e ti avessero detto di no. No, ma guarda, probabile, ma non le presento neanche più ormai, sto qui a fare lo speaker e basta, faccio questo, insomma. Poi guarda, proprio in queste settimane è stata lanciata anche Amaris Foundation. Uh-huh. È praticamente una fondazione collaborativa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono coinvolte tutte le persone che lavorano in Amaris, tant'è che abbiamo chiesto che non ci venisse mandato il regalo di compleanno per far sì che la fondazione potesse utilizzare quei soldi per la fondazione, appunto. Ah, e qual è l'obiettivo di questa fondazione? È quella di supportare dei progetti riguardo per esempio l'energia, la salute, l'educazione e altre tematiche interessanti e importanti, ovviamente progetti no profit che stanno, diciamo, c'è un contest in atto e saremo noi dipendenti di Amaris a votare. E quindi, ecco, il progetto che vincerà, quello più indipendente, interessante, eccetera, riceverà poi una somma di denaro per poter essere poi implementato. Beh, insomma, notevole comunque come dal punto di vista proprio del pratico, cioè mi sembra una cosa molto molto interessante, molto sì, bella, sì. Molto bello anche il fatto che votino le persone di Amaris proprio, certo, no? Che siano direttamente, certo, loro a essere protagonisti, secondo me è una cosa molto intelligente, certo, e molto ben fatta essenzialmente. Sì, poi guarda, ho avuto modo di vedere alcuni dei progetti presentati dall'Italia. Ah, ecco. E ce n'era sono ovviamente uno... migliori. Questo non lo so perché gli altri non li ho visti. Ma sì, ma poi ma che però modo uno... è una cosa nazionalista brutta, insomma. Però uno era molto interessante perché era un progetto di una signora che si occupa di pet therapy, per esempio. Ah. E nel nord Italia, e quindi insomma sono tutte cose molto interessanti. Potrebbe essermi utile la pet therapy proprio a me, però personalmente non al mio animale domestico. Voglio chiederti invece cosa c'è, cos'è che fai tu essenzialmente, l'hai già detto prima, ma perché hai scelto proprio Amaris? Perché proprio Amaris e soprattutto perché Amaris secondo te ha scelto te?
Ecco, questa è una gran bella domanda, anzi in una domanda me ne hai fatta ben più di una. Perché sai, siamo radiofonici, qua abbiamo tempi stretti, dobbiamo... non è vero, puoi rispondere quanto di me. Lo so bene. Allora, guarda, io ho iniziato il processo di selezione per entrare in Amaris subito dopo la laurea. Mi sono laureata a marzo in International Relations e mi sono interessata ad Amaris, vabbè, un po' perché comunque la LUIS mi bombardava di email. Tu sai che c'è il career service che bombarda. Mi stai accusando di stalking, quindi? No, assolutamente, okay. Assolutamente. Anzi, sono sempre in contatto con loro proprio per via del mio nuovo lavoro. Ah, ecco. Quindi ecco, non, era una realtà che non conoscevo, mi sono informata, ho scoperto che molti ex studenti della LUIS stavano lavorando lì e quindi li ho stalkerati, è vero. Ah, ecco, allora la colpa era tua. Esatto, li ho chiamati e quello che mi dicevano era interessante. Siamo tutti giovani, si fidano di noi, ci danno responsabilità, è un ambiente dinamico, puoi viaggiare per il mondo, perché prima non te l'ho detto, ma io al momento sono a Barcellona, ma presto andrò da un'altra parte. Questa è un che po' non, che non una, diciamo, una novità. No, no, ma va bene. Vabbè. No, no, nel senso mi fa molto ridere perché io Barcellona, però poi me ne vado, io me ne vado, capito? Va bene, insomma, siamo contenti. Ci fa molto piacere, sono contento per te, però poi bisogna capire anche dove, insomma, una cosa. Dove? Vabbè, adesso te lo dico, però prima ti lancio così un altro paio di dati. E via. Cioè che sì, sono informatissima, certo. C'ho qua un elenco di dati e numeri che non ti dico. Assolutamente. Che ecco, per quanto riguarda la mobilità, esatto, la mobilità internazionale, 60%, scusa, mi stavo strozzando. Ci credo con questo dato così eclatante. Certo, è eclatante. Il 60% delle persone che lavorano e hanno lavorato in Amaris hanno vissuto almeno in due paesi diversi. Almeno. Quindi ecco, se venendo io da relazioni internazionali in generale, insomma, ho fatto l'Erasmus, eccetera, quindi mi è sempre piaciuto vivere in posti diversi, questo mi ha convinto poi ad entrare, almeno a provarci ad entrare in Amaris. Certo. E qual era la seconda domanda? Scusami, per chi hanno scelto loro me? La incorporo direttamente. Secondo te la tua formazione, no, che ora ci andrai a spiegare, quanto ha influito nella scelta di Amaris, nello scegliere proprio te? Allora, senz'altro ha influito perché allora innanzitutto ci tengo a dire che Amaris considera la LUIS una top school, quindi nel momento in cui cerca giovani laureandi va a cercare anche nel bacino LUIS, sia per quanto riguarda lo staff, quindi per esempio recruitment officers, sì, o scuole, insomma quello che sto facendo io, ma anche in generale per cercare nuovi manager, nuovi consulenti, spostandosi magari più verso la LUIS Business School. Perché hanno scelto me? Beh, loro cercano, allora, ovviamente nel momento in cui si è neolaureati non si sa fare niente, perché le esperienze lavorative sono minime o non ci sono proprio. Quindi nel momento in cui vedono una persona volenterosa, interessata, mobile, questo è molto importante, interessata a un ambiente internazionale, la vogliono. Certo, certo, sicuramente questo influisce. Allora, la tua formazione, come hai già detto, praticamente la possiamo tutta integrare all'interno del mondo LUIS, sì, con delle esperienze Erasmus, giusto? Sì, esatto, io ho iniziato con la triennale in scienze politiche e in quei 3 anni poi sono stata in Argentina per uno scambio di 6 mesi e ho deciso poi di rimanere anche per la magistrale, ho fatto International Relations come ti dicevo prima, sì, e in quei 2 anni sono stata poi in Olanda per l'Erasmus. E quindi sì, diciamo che la mia formazione viene completamente dalla LUIS. E ovviamente la tua mobilità quindi deriva anche, nel senso, il fatto di essere così mobile, appunto, deriva probabilmente anche da queste esperienze e dalle opportunità che ti ha dato la LUIS. Certo, certo, assolutamente, dalle opportunità della LUIS che mi ha dato e che mi hanno fatto capire che è un tipo di vita che mi piace, almeno per adesso. Perfetto, perfetto. Ti volevo chiedere, allora, ultime 2 domande, poi ti lascio andare a lavorare.
Allora, guarda, è un piacere stare. immagino, assolutamente lo è anche per noi, ripeto, le 10 di mattina, almeno per noi ancora non poveri non laureati, sono sempre un trauma, però comunque sentire in colpa, dai. No, non mi permetterei mai. Ti chiedo invece, com'è un giorno tipo ad Amaris? Nel senso, come viene strutturata la giornata tipo ad Amaris? Io te la potrei raccontare qui, ma insomma non è così divertente, secondo me. No, invece, com'è? Allora, sì, com'è una giornata? Allora, guarda, devo dire che proprio per il fatto che siamo tutti giovani, eccetera, il clima è piacevole. Ogni tanto si porta la colazione in ufficio, soprattutto quando ci sono delle belle novità per qualcuno. E i vari team sono molto legati, insomma, per esempio io che lavoro nel Team Italia, anche fuori dall'ufficio esco con le persone con cui lavoro, e quindi senz'altro si crea un lavoro di squadra e un ambiente familiare. Certo. Aiutato, come hai già detto, dall'età media, effettivamente. Esatto, anche poi sai, veniamo dall'estero, quindi troviamo quella che può essere considerata una famiglia. Certo. In ufficio. Un giorno tipo, iniziamo alle 9, anche prima, e passiamo un sacco di tempo al telefono con i manager, tra di noi, cercando profili interessanti per i clienti. Ovviamente passiamo la maggior parte del tempo davanti al computer guardando curricula, chiamiamo i candidati, eccetera. Una cosa però che mi piace molto è che c'è una grande comunicazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io settimanalmente ho un incontro di un'ora con il mio N+1, quindi la mia senior, diciamo, il mio capo. E ogni settimana c'è anche un incontro con tutto il team in cui ci confrontiamo, guardiamo i risultati della settimana precedente, e questo è un aspetto che mi piace molto di Amaris: una grande attenzione nei confronti di chi lavora all'interno dell'ufficio. Se c'è un problema c'è sempre un'occasione per parlarne, se si è contenti c'è sempre un'occasione per fare una pausa insieme, fare colazione insieme. Quindi no, devo dire che per quanto lavoriamo tanto, perché lavoriamo tanto, spesso sai quando entri, non sai quando esci. Però il clima è piacevole. Ma se posso dirti la cosa che mi colpisce prima di passare all'ultima domanda, alla quale hai praticamente risposto dall'inizio dell'intervista fino ad ora, perché hai disseminato consigli per all'interno di questa intervista. Sì, in ogni domanda ci mettevi un consiglio per i ragazzi, per gli studenti che si stanno approcciando in questo momento al mondo del lavoro. La cosa che mi stupisce e che mi fa invece molto piacere sentire è che parli di un lavoro che in molti considererebbero, mamma mia, l'ho azzeccato, incredibile, sì. Alienante quasi, no? Hai detto passiamo tanto tempo al telefono, al computer, e invece ne parli come se fosse anche quello un momento di condivisione, no? Anche una telefonata di lavoro può diventare un momento di condivisione per confrontarsi su determinati risultati. Invece è una cosa molto bella questa, perché vuol dire che l'ambiente è ottimo, perché altrimenti ne parleresti in maniera differente, no? Come è giusto, certo, che sia, e che anche magari passare del tempo al telefono, che molte persone non amano, diventa invece un momento di confronto importante. Insomma, questa è una cosa assolutamente, e il confronto continuo ti porta poi anche a crescere, a imparare di più, e il fatto che ti vengano date in responsabilità fin dall'inizio ti porta anche a fare degli errori, ovvio, però da questi errori poi si cresce e si impara, diventando sempre più indipendenti e responsabili. Questo sì, assolutamente. Questo è poco ma sicuro. Ultima domanda, giocatela bene. No, non è un quiz, assolutamente. Anzi, dai, qualche consiglio agli studenti che si stanno approcciando adesso al mondo del lavoro, e consigliagli ovviamente di scegliere Amaris, e spiegagli un po' magari come si può fare proprio per entrare in contatto con voi. Certo. Allora, guarda, intanto mi fa un po' strano, sinceramente, essere da questo capo del telefono e avere la possibilità di dare dei consigli, perché comunque io fino a 6 mesi fa ero ancora una studentessa. E non eri neanche a Barcellona, che ne so, sai, comunque va sempre strano stare a Barcellona, questa è la cosa vera, effettivamente. Esatto, però ecco, ci tengo a dire che Amaris è una realtà interessante che dà molte possibilità, in cui la meritocrazia effettivamente esiste, e ci tenevo a parlare di questa cosa perché mi sento
un esempio, non un esempio nel senso che io sono più brava degli altri, ma un esempio del fatto che all'interno di Amare ci sono le possibilità per le persone giovani anche appena arrivate, perché come ti dicevo, da stage sono passata a un contratto vero e proprio, un lavoro vero, che è quello che mi piace, e questo diciamo che questo traguardo l'ho raggiunto perché mi sono state date le possibilità, mi è stata data fiducia, però ovviamente anche perché mi sono fatta ascoltare, nel senso che fin da subito ho detto chiaramente che mi piaceva stare qua, che cosa mi interessava, e certo, ho cercato di lavorare sempre più di quello che mi veniva chiesto, quindi farmi vedere volenterosa, curiosa, fare domande in continuazione, quindi non cercare solo di fare il minimo necessario, e anche perché, sarò sincera, non mi è mai pesato, cioè l'ambiente mi ha portato a sentirmi a mio agio e a sentirmi di voler fare di più per avere la possibilità di rimanere qua a Barcellona o in qualsiasi altra città, però comunque all'interno di Amaris. Quindi quello che mi sento di dire è che davvero è sufficiente, quando si inizia ovviamente, essere volenterosi e, come dice mia mamma, far vedere che si ha un minimo di brillio negli occhi, un po' svegli, ecco. Certo, questo è poco ma sicuro, e sono contento ovviamente del fatto che esistano realtà come quella di Amaris, dove effettivamente la meritocrazia esiste, ma più che meritocrazia, insomma, esiste proprio l'andare oltre magari un semplice curriculum, cercare di vedere anche, di conoscere personalmente le persone che poi si andranno a assumere. È una cosa che io considero veramente veramente importante nel mondo di oggi, dove diciamo che le skills si possono prendere in diversi modi, l'importante però è poi anche la personalità, no, di chi si va a assumere. Questa è la mia modesta opinione, magari poi non è vero, so di una stupidaggine, mi auguro di no. Insomma, grazie mille quindi a Giulia Campolonghi per essere stata con noi questa mattina e per aver parlato di Amaris. Grazie, mi raccomando, c'è una pagina Facebook, c'è un profilo Twitter, seguite Amaris, andate a vedere le novità, ovviamente potete entrare in contatto. C'è una mail particolare? Ci vuoi dare un contatto particolare? In generale sul sito si trovano tutte le opportunità aperte, la LUIS manda sempre le email, perché come ti dicevo siamo sempre in contatto, e dato che ora mi occupo delle scuole, appunto, ti posso dire che è già stato fatto un incontro con la LUIS Business School e che nelle prossime mesi Amaris sarà presente all'interno dell'università, e c'è già anche una pagina sul sito per un recruiting day a fine novembre. Quindi sì, senz'altro i modi di entrare in contatto con noi sono molteplici, e dal sito si vede tutto, che ovviamente è amaris.com. Se come hai detto prima, no, sono veri i numeri che hai citato sulla percentuale di studenti LUIS presenti in Amaris adesso, insomma, speriamo mandino anche qualcun altro, perché altrimenti tornano sempre i ragazzi. Diventa un macello. Ti sto praticamente cacciando ulteriormente da LUIS, cioè vai da un'altra parte, ma non è che torni qua adesso. Vengono tutti qua tanto. Appunto, vanno tanto tutti quanti da Amaris. Grazie mille quindi ancora a Giulia Campolonghi per essere stata grazie con noi. A voi. Grazie davvero, grazie, e mi raccomando, quindi andate sul sito di Amaris, molto semplice, googlate Amaris, credo sia il primo sito, ovviamente, perché da quello che abbiamo sentito, dai numeri che sono stati citati, beh, effettivamente è proprio una bella realtà. Sono le 10:38 di venerdì 21 ottobre 2016, vi saluto, il palinsesto di Radio LUIS inizia dalle 11 più o meno, Good Morning Radio LUIS, alle 12 Startup e tutto il palinsesto della prima parte di giornata di Radio LUIS, www.radioluis.it per ascoltarci, ovviamente la nostra comoda e simpatica applicazione scaricabile per tutti gli smartphone. Ci sentiamo ovviamente, non mancate, vi lascio con Arianna Grande, Into You, a tra poco, ciao.